Ciao a tutti! Come lo scorso anno scolastico, anche quest'anno sono attivi i mini siti della Scuola dell'Infanzia di Serravalle Scrivia. Su questi mini siti noi insegnanti pubblicheremo le varie attività pensate per i bambini, sia nel caso di lockdown totale, quindi di chiusura generale della scuola, sia nel caso in cui una singola classe della Scuola dell'Infanzia, rimanesse a casa per un breve periodo di tempo in isolamento. Vi mostro il percorso per trovarli. Andiamo sul sito www.icseravallescrivia.edu.it, è il sito istituzionale della scuola che vi invito a visionare regolarmente perché è ricco di informazioni interessanti e utili. Scorro verso il basso e trovo i nostri mini siti, l'icona con l'arcobaleno. Clicco. Ecco qua l'arcobaleno. Sotto Scuola dell'Infanzia di Serravalle. Clicco anche qui e si apre l'home page dedicata alla Scuola dell'Infanzia. Qui troverete informazioni utili, aggiornamenti, la programmazione di quest'anno, i nostri progetti annuali, le nostre sezioni. 3, 4 e 5 anni e le rispettive aule e sotto il contatto infanziaserravalle@icseravallescrivia.edu.it con un link diretto, ovvero cliccando qui sopra potrete mandarci una mail in modo semplice e veloce. Ora andiamo a vedere le varie sezioni. Abbiamo appunto i 3 anni, i 4 e i 5 anni. Facciamo un esempio, proviamo ad aprire i 5 anni. Cliccando sopra vi si aprirà questa pagina Aula Rosa, Aula Bianca e qui sotto ogni 2 o 3 giorni troverete le attività proposte dalle insegnanti. Se i bambini svolgeranno queste attività a casa, voi potrete mandarcele alla mail che vi ho detto poco fa, che siano video, che siano foto, dei disegni o messaggi audio. Tutto quello che faranno potrete mandarcelo a questo indirizzo email. Ripeto, infanziaserravalle@icseravallescrivia.edu.it. Ricordo anche che per qualsiasi domanda o dubbio potete fare riferimento al gruppo WhatsApp dove è presente una rappresentante per ogni classe che provvederà a riferire le domande a noi insegnanti e noi risponderemo nel più breve tempo possibile, cercando di chiarire ogni dubbio. Grazie mille a tutti per l'attenzione.